con il secondo premio. Dobbiamo leggere un passo del libro della... leggiamo un passo del libro, sì. E leggeremo un passo del libro di Silvana Grasso dal titolo La Domenica vestiti di rosso. Bellissima, è una bambola, una madonnina, una rosa di maggio, diceva quasi istericamente la zia Angelina, la più piccola delle quattro sorelle di mio padre, quasi potesse con la mia bellezza rimediare all'errore di madre natura. Ero nata io, una femmina, specialmente dopo che solo qualche minuto prima proprio lei, Angelina, lo aveva gridato di petto: maschio, 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 per tre volte di fila. Non una mentre tutto il sangue che aveva in corpo trascimava come la piena di un torrente sull'osso fiero dei suoi zigomi. Come era potuto succedere così sciagurato quell'equivoco che solo nel giro di qualche secondo li aveva precipitati tutti quanti dal paradiso all'inferno? E tutti erano ancora lì, rincoglioniti, increduli, come fossi femmina, incarogniti che fossi femmina, incazzatissimi che fossi femmina, aspettando che un'altra smentita, un'opera d'un miracolo, d'una magia, li riportasse di nuovo dritti in paradiso. Non che lo conoscessero per esperienza il paradiso, ma per sentito dire, era un posto magnifico e proprio per questo lontano assai dalla terra. Chi aveva la fortuna d'andarci ci prendeva gusto e non tornava mai più indietro in questa ninghia di terra. La zia Angelina, che l'aveva fatto proprio grossa, era ormai vampariglia di fiamme, che cercava come poteva penosamente, invano, di rimediare al madornale errore, facendo leva sulla mia presunta bellezza, a cui nessuno dava un cazzo di peso. Altra era la bellezza sperata, che io non avevo, un pendaglietto di carne rossastra tra le mie coscette, insugnato con ancora d'umori e placenta, che mi avrebbe comunque battezzato bellissimo in quanto maschio. La vicenda era andata pressappoco che lei, anticipando l'espulsione reale del mio corpicino dal ventre di mia madre, quando ancora di me si vedeva solo una testuzza di capelli lunghi e scuri, salvati di strutto uterino, concupita da un antico desiderio familiare, un'ossessione che spariva con madre e sorelle, non ce l'aveva fatta ad aspettare che un'altra doglia mi sputasse di botto fuori, tutta e assieme, e a me spuntasse la feroce verità. Era una femmina. Angelina, solo obbedendo al mio disio comune, aveva dunque gridato «Maschio!» senza ancora avermi fatto affatto a vista. Senza conferma alcuna da parte della levatrice, come se in estasi lei sola avesse visto la Madonna, con tanto di corona in testa e manto celeste. La forza, la potenza, il carattere, la personalità di Silvana Grasso passaggio anche nella sua scrittura. Adesso Mary, ci prepariamo appunto per il secondo premiato, leggiamo appunto la scheda e scopriamo insieme. Tuffarsi nel vissuto artistico letterario di questa donna, raffinata e solare, è come lasciarsi avvolgere in un vortice di armonia, sensibilità, immaginazione e realismo. Figlia d'arte, quando la compagnia teatrale dei genitori si scioglie, si dedica all'insegnamento e alla scrittura, passando dal teatro alla letteratura con naturalezza. Un'intensa attività letteraria la sua, nella quale si muove con abilità tra prosa e poesia, riuscendo a suscitare interesse e stupore nei lettori. Conosciuta e affermata nel panorama culturale contemporaneo, è autrice di testi teatrali, romanzi, novelle e poesie. Pluripremiata sia in Italia che all'estero, e le sue opere hanno ricevuto un gran numero di apprezzamenti. Hanno scritto di lei anche Sveva Casati Modignani, Carlo Castellaneta, Serena Foglia, Rosa Alberoni, Arnoldo Mosca Mondadori e Cesare Rimini. Autrice di testi teatrali, ha scritto e diretto, in collaborazione con la sorella, i musical C'est moi Operette e Peppa la Cannoniera. Pur avendo passato parte della sua vita nella capitale, si sente ed è profondamente siciliana. E ciò si evince dalla lettura delle sue principali opere. Premio letterario Etnaci 2023 a Maricla di Dio. Maricla di Dio, applauso per la seconda premiata di questa edizione del premio. La chiamiamo qui sul palco e diamo anzi una mano, ecco perché. Oh,
anch'io. E allora, una bella presentazione, soprattutto ci è piaciuto l'orgoglio di essere siciliani. Sicuramente, sì, sì. Sono siciliana a metà, soltanto per una questione demografica, perché da parte di mia madre, ovviamente, facendo parte di una compagnia teatrale che risale a memoria al Settecento, chiaramente non esisteva una paternità, una località, non esistevano due persone nate nello stesso posto. Poi incontro con mio padre, siciliano doc, matrimonio, e allora io siamo nati tre figli e ci siamo poi nel tempo stabiliti in Sicilia, e quindi mi sento veramente totalmente siciliana, orgogliosamente siciliana. Che bello. Prima il teatro e poi la letteratura. Ma il teatro fa parte della mia vita, fino a quando non si è sciolta la compagnia, recitavamo tutti dalla nascita, man mano che venivano fuori i ruoli bisognava guadagnarsi il pane. E poi il teatro è rimasto sempre il nostro cuore, tant'è che con mia sorella continuiamo, abbiamo formato a Calascibetta, hanno, il mio paese, hanno intestato il teatro ai miei genitori, il teatro a Contali di Dio, e quindi noi cerchiamo di dare il nostro apporto mandando avanti questo. Qual è l'emozione più grande che le dà la scrittura? Ma guardi, l'emozione è nata con me, perché ho cominciato a scrivere proprio piccolissima. Sono arrivata alle pubblicazioni quasi per caso, quando mi sono resa conto che quello che io scrivevo per me, esclusivamente per me, interessava gli altri, e questo un po' sono stati i concorsi letterari che mi hanno un po' spinto a pubblicare, perché io non pensavo minimamente di poter interessare gli altri. L'emozione, forse il primo romanzo che ho scritto, che non era un romanzo, erano stati degli appunti che mi erano stati consegnati da un semianalfabeta del mio paese sulla mafia locale. Io nel raccoglierli mi sono accorta che poi aveva la forma del romanzo, ed è stata un'emozione fortissima scoprire, o meglio me l'ha fatto scoprire mio marito leggendolo, che quegli appunti messi così su potevano essere un romanzo. Leggera. È stato un romanzo che ha avuto già tre edizioni e è fortunato. Andato molto bene. Sì, tra poco leggeremo un suo brano, e Mary è pronta per questo brano. E invece, in prospettiva, cosa sta lavorando? In prospettiva tre cose contemporaneamente. Un'altra serie di racconti, la seconda edizione di un vecchio romanzo, con attualmente è stato un po' tutto rifatto, un po' integrato, e l'ultimo romanzo che è ancora a metà strada, ambientato nella Sicilia dell'Ottocento, nella Palermo dell'Ottocento. E quindi il lavoro non mancherà? No, anche troppo. E allora, Mary, questa volta leggiamo prima il brano e poi daremo il premio, consegneremo il premio. Dunque, adesso leggeremo un passo tratto dal libro Il ragazzo che parlava alla luna di Maricla di Dio. Rosa e Venera lo giudice. Rosa lo giudice aveva subito capito d'essere gravida e decise senza esitazione di tenersi quella creatura, guardando con occhi storti chiunque le chiedesse perché non avesse abortito in tutta segretezza. Cosa, quella dell'aborto, che almeno in un primo tempo doveva essere passata in testa anche a sua madre. Aveva sperato in un buon marito, Graziella Mancuso, il lo giudice, per quella figlia bianca e morbida come una pasta di mandorle e brava quanto una criata nelle faccende domestiche, casalinghe. Perché due figlie sole le aveva concesso il Padre Eterno, che gli altri figli se li era portati via alla mala sorte, a pochi mesi di gestazione. Ma se Manuzza era nera e se galigna, Rosa pareva davvero una Madonna. In effetti, la pazza storia d'amore della ragazza con un forestiero era stato l'evento che aveva scombussolato la vita di tutti i lo giudice. Brava gente erano e ben voluti, ma un po' emarginati, vivendo tra mare e campagna, in uno sperduto pezzo di terra fuori Porto Empedocle. Quel maledetto benedetto giorno Rosa era finalmente sulla spiaggia, dopo aver litigato ferocemente con la sorella per un paio di forcine. Dopo aver ramazzato, lavato, stirato, rifatto il letto, lucidato il rame, accudito la nonna sclerotica e il nonno centenario che nuotava nel piscio.
Si era liberata di faccende e parenti, così come di sottane e mutande, ed era finalmente in quella amata caletta, tra due rocce lisce come marmo. Il suo piccolo segreto solitario e selvaggio. Felice, nuda, i capelli chiusi in una treccia, decisa a lasciarsi cullare dall'onda, a nutrire le ossa sotto un sole che pareva lì solo per lei. Ed era davvero bella come poche. Sana, corposa, occhi azzurri e una pelle non saracena, ma di un raro pallore, merito di chissà quale generoso o peccataccio da sotterrare, che in famiglia dominava un colore foscoso addosso e gli occhi di tutti erano bui come notti senza lumi. E Rosa, conscia della sua preziosità, badava bene a non arrosolarsi troppo al sole. Premio letterario Etnaci 2023 a Maricla Di Dio. Può entrare il premio e arriva, ci abbiamo, arriva, eccolo qua. E premia l'assessore alla cultura Agata Spinto. Prego. Arriva anche l'assessore. Complimenti, grazie. È davvero un onore premiarla. Grazie, grazie. Io sono davvero colpita dal modo in cui lei non solo scrive e fa letteratura, dal modo in cui lei è donna, dal modo in cui racconta le donne. Perché sembra scontato, lo stesso complimento lo rivolgo a Silvana Grasso, sembra scontato che noi donne sappiamo parlare delle altre donne o della figura femminile in generale. Ma in realtà non è così, non è semplice parlare e fare in modo che si comprenda tutto ciò che è racchiuso dentro l'essere donna, soprattutto se si parla dei tempi più remoti. Quindi grazie per la delicatezza e la forza al contempo che ha usato. Grazie, sono io che ringrazio voi. Grazie mille. Foto di rito e anche i fiori. Complimentarmi per questa amministrazione giovane, con questa assessore alla cultura che sono bastate poche parole per capire che è veramente una grande forza per il comune e forse oltre. Grazie mille a tutti. Maricla Di Dio.